Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 20ª puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, ho messo un po' di vetri alle finestre, la fornace è sempre accesa. E niente, in questa puntata, che è il proseguimento della scorsa puntata, ovviamente, vabbè, però, praticamente era la continuazione dell'Hydrogen Generator, quindi abbiamo visto le basi nella scorsa puntata e quindi in questa vedremo come andare avanti e fare un qualcosa di più avanzato, quindi di automatico, ad esempio come caricare l'acqua in automatico e come autoalimentarlo. Visto che comunque l'hydrogen generator ha un output di 240 volt contro i 120 che usiamo normalmente, e l'electrolytic separator ha una necessità appunto anche esso di un'entrata di 240 volt. Se invece entriamo a 120 va un po' a scatti. Vabbè, comunque se questa discussione vi dà un po' di dubbi, riguardate lo scorso video, sì, video precedente, il 19esimo, e magari capirete un po' il funzionamento. E questo per chi non l'ha visto. Per chi l'ha visto, invece, qua novità, ho tolto l'assembly line, quindi siamo già pronti per la prossima puntata per spostarlo in altri punti. E cosa ci occorre per l'hydrogen generator in via definitiva? Una piscina d'acqua. Oh yeah! Ah, un bel magneto, puzzavo di sudore, puzzavo. Una piscina 3x3. Perché 3x3? Perché al centro metteremo una pompa per l'acqua. Allora, novità, novità, novità. Mi sono messo un giubbotto perché avevo freddo. No, vabbè, a parte gli scherzi. Oh, qua sta andando a fuoco. Ok. Ho ucciso uno zombie con l'armatura in pelle e mi ha droppato anche l'armatura in pelle, ragazzi. Allora, ciò che. Vabbè, innanzitutto l'electrolytic separator e l'hydrogen generator li ho tolti per il momento e li metterò dopo. Andiamo a craftare la pompa dell'acqua e il tubo dell'acqua. Ok. Allora, quello che ci servirà quindi sarà un water pipe, che li faremo subito, 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 subitino. Quindi avremo la necessità del lapis lazuli. Questo è il primo crafting che ci capita nella serie con lapis lazuli. E i generic pipe, che sono i tubi generici che servono per craftare qualsiasi tipo di tubo. Allora, per fare un generic pipe ci vuole un iron tube che si fa con 3 di ferro. Mentre per fare le leather seal, che non so cosa significhi in italiano, vedrò, per la prossima puntata magari ve lo dico. E che si crafta con 4 pelli. Allora, semplicissimo, quindi dovremo fare, visto che poi ci serviranno anche per la pompa dei tubi, a due tubi, sì, ok. Quindi mettiamo a sciogliere tutto questo ferro, abbiamo la pelle e il lapis lazuli. Voilà, squaglia lì. Intanto ne facciamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Dovremmo fare due coppie di tubi, quindi questo perché, come dicevo, ci servirà anche nella pompa. Dai, siamo già a due. Ok, tre. Nel frattempo facciamo un tubo di ferro. Ok, quattro iron tube. Noi dobbiamo fare solo i generic in più, poi i water invece ci serviranno semplicemente quei quattro che produrremo. Allora, almeno credo, se non mi sono sbagliato. Come al solito, magari faccio qualche gaff. Come al solito, magari faccio, farò come al solito. Eccola. Vabbè, non ho capito manco io quello che ho detto. Comunque, 4 tubi devo fare. Vabbè, 5 perché ne serve uno in più. 1, 2, 3, 4 e 5. Ta-ta-da. Facciamo una cosa, facciamo quelli che ci servono. Adesso ce ne servono 4. Così almeno evitiamo di fare cavolate, cavolatine, cavolatacce. Allora, 1, 2, 3 e 4. Un lapiscazzoli e abbiamo 4 tubi di water pipe. Sì, 4 tubi di acqua tubi, perfetto. Vabbè, abbiamo 4 tubi per l'acqua, facciamo prima. E adesso dobbiamo fare
quello più difficile, che è la pompa più difficile, è un po' più lunga, anche poi la difficoltà è sempre quella. Quindi, pump, pompone nelle casse. Vabbè, vabbè, basta. Dopo questa, sicuramente tutti quanti avranno chiuso il video. allora, dobbiamo fare due basic circuit. Control, sì, basic circuit. O control base, facciamo i control, sì, che sono più semplici. Quindi andiamo a fare due control circuit, che ci vogliono 8. Potevo cucinarli prima, non ci ho pensato. Intanto facciamo, devo scegliere anche il ferro. Intanto vediamo anche altro crafting, che abbiamo necessità di due oggetti nuovi, che è lo steel plate, se non mi sbaglio non l'abbiamo ancora usata, che si crafta semplicemente con 4 lingotte di steel, e le valvole. Le valvole si craftano con due iron tube e una leva, quindi possiamo craftare per il momento questi qui, perché ci abbiamo, sta a vedere che mi sono fregato con le mie mani stesse. 1, 2, 3, 4. Ne abbiamo 4 giusti giusti, non ci bastano per i tubi. Porca vacca, porca vacca, porca vacca, vacca, porca. Eh sì, mi sa che non ci bastano, no. L'ultimo ferro che ho avuto l'ho usato per... Ecco, e come al solito si prolunga il video. Quindi, facciamo una cosa, craftiamo quello che ci serve. C'era qualcosa che non mi quadrava. Vabbè, facciamo le due valvole. Intanto facciamo qua gli 8, li ha presi. Dusty ferro non ce ne serve, quindi possiamo sciogliere tutto il ferro. Dove posso andare a trovare del ferro ora? Del ferro, dove posso trovarlo? Ci possiamo imbucare in una miniera al volo, vedere se lo troviamo. Credo, sì, credo di sapere dove trovarlo. Facciamo un po' di torce al volo. Ok, facciamone ancora. Ok, ci siamo. Posiamo tutto nelle casse, che se almeno vogliamo ci rimane tutto. Oh, voilà, ok. Qua il ferro lo sta sciogliendo, è un'altra roba da sciogliere? No. A posto, facciamo un volo, 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 volino, volino, voletto in una nuova parte di miniera, ragazzi, che adesso per esplorare per la prima volta. Ok, andiamo. Ammesso e concesso che non ci siano mob che mi facciano fare brutte figure. Allora, andiamo in miniera. Alla fine, vedete, ragazzi, mi scordo sempre qualcosa. Non c'è niente da fare, purtroppo sto invecchiando. Non ci posso fare niente. Credo che tra poco mi usciranno anche i capelli bianchi. I peli del naso già sono bianchi, quindi anche quelli delle orecchie, le sopracciglia, solo i capelli ci mettono un po' a diventare bianchi, non so come mai. Ovviamente sono già vecchissimo, ho 21 anni. Oh, come ti permetti tu di stare nella mia... due pallette di nocciolo. Ok, ma non è che qua c'è lasciato il ferro? Disgraziatamente, magari, sai. No. Vabbè. Andiamo di qui. Ah, guarda lì cosa c'è. Mascalzone, che non sei altro. Abbiamo trovato il ferro che ci mancava. Voilà, avevo voglia di ferro. Quello che vi avevo detto nella scorsa... Anzi, ve lo dico su. Della duplicazione dei minerali, che il ferro non si poteva triplicare. Però si può tranquillamente duplicare, invece che triplicare. Triplicare non si può, ma duplicare sì. Adesso vi faccio vedere come. Cioè, anzi, ve l'ho già fatto vedere nella Richman Chamber. Però, per chi vede, per chi ha. Per chi vede, per chi ha. Sì. Per chi vede questa puntata, o queste ultime puntate per la prima volta, magari non sa. Quindi spieghiamo tutto subito su di sopra. Voilà, meno male. Fortunatamente abbiamo trovato subito il ferro, quindi non c'è necessità di andare in quella miniera. E devo fare ancora le puntate in miniera. Se qualcuno piacciono, ragazzi, mi raccomando, se volete le puntate o volete dire no, meglio che non le fai o qualcosa del genere, commentate tranquillamente, perché come vedete io rispondo a tutti i commenti e comunque se non li rispondo li leggo comunque.
Comunque, devo dire comunque un paio di volte. E dicevo, rispondo a tutti i commenti, rispondo. Soprattutto addirittura l'ultimo che ho letto di Gian Lumena, che mi ha lasciato veramente senza parole, e il commento nel quale mi diceva che stava andando fuori di testa perché non ho fatto video per una settimana a causa del down che ho avuto praticamente, che non ho avuto connessione. Sono rimasto a bocca aperta, ho detto addirittura, beh, meno male. Ok, allora dicevo, non si può triplicare nella purification chamber, e quindi però si può duplicare anziché triplicare attraverso l'enrichment chamber. Ce ne servono 4, quindi per il momento mettiamo solo quelli lì, poi metteremo gli altri anche a duplicare, però visto che fa troppo bordello lo faccio poi dopo io tranquillamente. Allora, questo mettiamo a sciogliere. Ok, si è spento sto coso. Ma perché non gli regolano il volume? È troppo alto. Ok. Nel frattempo dobbiamo fare basic circuit, quindi. Ah! Come il basic. Ce ne vogliono due enriched alloy. Allora, voilà. Poi possiamo aprire le valvole. Il ferro che c'è qua. C'è un creeper. Ciao creeper! Ah, ho messo i vetri. Ah sì, già l'avevo detto, no? Come si vetri. Ho fatto una bella stanzetta. Ho messo i vetri anche qua. Sì, vabbè, voi non ve ne può fregare di meno. Però, vabbè, per chi segue questa serie, magari può interessare. A chi segue questa serie. Allora, adesso bisogna fare 4. Lo steel plate si fa con 4 steel ingot. Ingot, qualcosa del genere. Siamo sicuri? Che lo steel ci. Soltanto chi continua a guardare questi video sa quanto ci vuole a fare lo steel. Ok, sì, 4, giusti, giusti. Allora, quindi bisogna fare il motore. 4, uno di ferro centrale. E quanto ferro ho fatto? Mi sa che mi bastava. Allora. Ok, vediamo se riusciamo a fare un motore. Che ci dici di ferro ancora? Sta a vedere che ho sciolto il ferro, manco mi serviva. Sì, ma dai, tanto. Ok, il motore l'abbiamo fatto. Pipe, basta, stop. Io ho fatto tutto sto macello. Ma se non mi avanzava anche. Vabbè, amen. Niente, le mie solite gaffe. Come si faceva? Ah, un tubo solo dobbiamo fare. Ora, quindi vediamo un po' se mi ricordo come si crafta. Se mi ricordo come si crafta, ragazzi, come minimo 50.000 euro. Mi sono ricordato come si crafta, ragazzi. Allora, ecco qua la pompa, l'abbiamo presa. E credo che si sì, va. Prendiamo anche questi cavi qua, li isoliamo, due li ci siamo per evitare di prendere scosse di corrente. Voilà, ok. Quindi andiamo a vedere subito il suo funzionamento. Sì, non tregano via, andiamo a dormire, quindi possiamo fare tutto quanto. Qua dobbiamo isolare col vetro, ragazzi, perché sennò continua a prendere fuoco tutto. Allora, semplice, semplice, semplice funzionamento. Innanzitutto mi piglio un secchio d'acqua per sicurezza. Poi bisogna piazzare la pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua, vediamo un po' se si può piazzare. No, ecco. Voilà.
Mettiamo un blocco qua al centro e la pompa me la mette al contrario. Non fa fare brutte figure. Sta a vedere che tanto alla fine mi devo mettere dall'altro lato. Perché me la mette al contrario? Io lo sapevo che mi dovevo mettere di là alla fine. Voilà. Ok, perfetto. Quindi adesso questa qua l'ha messo. Sembra quasi giusto. Ok. Ora rimettiamo l'electrolytic separate. Ah, aspetta, rompiamo qua sotto e rimettiamoci il secchio d'acqua. Ma che cavolo ho fatto? Ma che talebano che sono. Senza offesa per i talebani, eh. Ok. Ok, meglio che stia in sospensione. Se non sbaglio può stare anche tranquillamente al bordo, però boh, consigliano di tenerla lì al centro, almeno non cambia nulla, questa è una questione di gusti. Allora, electrolytic separator, che lo schiaffiamo qua, come al solito. Dump niente, output idrogeno. Come ripeto, per maggiori informazioni riguardate la 19ª puntata. E diamo corrente, anzi, attacchiamo il tubo dell'acqua. Va collegato qui. Premendo il tasto Shift, ragazzi, perché se premete il tasto destro così vi apre l'Electrolytic Separator. Shift e tasto destro. Voilà, come vedete sono connessi. E la pompa ha necessità di corrente. Quindi ci vogliono dei cavi. Useremo i cavi, sì, un po' isolati, un po' non isolati, un po' di tutto. Voilà, via, ciao. Voilà, poi qua sull'acqua non ci vado io, quindi ci mettiamo quelli non isolati. No, no, ecco, come non detto. Mi sa che ho fatto a caso di. Oh, oh, oh! Ma sto talebano. Allora, credo che allora vadano collegati da qua. Ok, sì, da questo lato qui. E sta a vedere che faccio proprio una bella figura. Che non mi bastano i cavi, sicuro. Quanti cavi ho? Due cavi, non mi bastano. Bene. Ah no, sì, forse mi basta. Ok, quindi adesso, voilà. Come vedete, sta prendendo il blocco dell'acqua qua sotto. Tra, pompa nel tubo e via. E qua si sta riempiendo. Ovviamente l'electrolytic separator ha inizialmente bisogno della corrente. Quindi piazziamo subito l'hydrogen generator. Con l'uscita. Ok, idrogeno, ok. Allora aspetta, piazziamolo. Con l'uscita della corrente verso di là, l'uscita della corrente ricordo che è quella gialla. Ok, perfetto. Perfetto. Ha necessità inizialmente di corrente, quindi dobbiamo fare qualche mastruzzo. Allora, innanzitutto attacchiamo questi due qua insieme, quindi così almeno l'hydrogen generator appena produce manda la corrente all'electrolytic generator facendo quasi un moto perpetuo. Qua per il momento ci freghiamo i cavi e poi dopo ci restituiamo. Giusto per portare un attimo la corrente e far partire la reazione al volo. Oh, io mi metto qua perché sono sicuro che piglio la corrente. Che è successo? È esploso qualcosa? Ecco, è esplosa la batteria. Porca vacca, è esplosa la batteria, adesso vi dico il perché. Adesso ci sono arrivato. Allora, è esplosa la batteria, figuraccia. È esplosa la batteria perché è entrato ai 240 volt. Vabbè, tanto dovevo fare un'altra batteria, meno male che non si è rotto niente. Qua produce però continua. Consuma subito. Vabbè, ormai che ci sono, qua posso collegare. Dicevo, è esplosa la batteria perché l'uscita dell'hydrogen generator è a 240 volt, come scritto qua. Invece l'entrata di quella batteria lì era a 120, quindi andava trasformata la corrente da 240 a 120 e poi messa nella batteria. Vabbè, amen fa niente. Per invece far entrare 240 dentro una batteria ci va una batteria avanzata. Vediamo un po' se. Ecco qua, Advanced Battery Box. Ci va. Per fare quel lavoro lì. Vabbè,
Vedremo poi nelle prossime puntate, sicuramente come, anzi, forse nella prossima vedremo come trasformare la D40 a 120. Qua nel frattempo mi sta facendo sto lavoro lì perché produce poco idrogeno. Facciamo uscire l'ossigeno. Facciamo entrare l'acqua. Allora, ok, funziona ancora un po' a scatti, avrebbe bisogno ancora un po' di corrente, però purtroppo non possiamo dargli la corrente che necessita. Eh sì, non possimo dargliela. Oh sì, aspetta, vediamo un pochettino. Se riusciamo a dargli una mano, poverino. Rompiamo un po' di cavi qua. Voilà, perfetto, io sto rovinando il video praticamente. Perfetto. Ok. Tanto come arrivano gli SMS. Ok. Adesso mi sono impallato perché tutti quanti belli collegano, fanno un moto perpetuo e io no. Consuma troppo corrente, consuma troppo corrente, non c'è niente da fare. E vabbè ragazzi, allora. Cercando di capire cosa c'è che non va. Facciamo un attimo accumulare un po' di idrogeno. E facciamo prima. Facciamo, ecco, voilà, era quella la motivazione, deve accumularsi un pochettino di idrogeno. Chiudiamo le uscite, facciamo produrre anche l'ossigeno. Era andato nel panico più totale. Sto dormendo lì in piedi e oggi ho avuto una giornata di lavoro pesantissima e sono andato nel panico totale, credetemi ragazzi. Allora, nel frattempo che sta caricando la corrente, mi rimetto l'arma minchia e l'armatura. Devo mettere anche le mutande, ragazzi. Guarda che io posso girare senza mutande. Ok. Facciamo uscire l'idrogeno. Oh, e comincia a produrre un po' di corrente, anche se consuma più idrogeno di quanto ne servirebbe. Vediamolo. Comunque, abbiamo capito come funziona. Va semplicemente un pochettino alimentato come si deve e niente, basta così. Va bene così. Quindi per questa puntata, ragazzi, è tutto, anche se è molto sconcertante. E nella prossima puntata allora vedremo come trasformarla 240 in 120 e spero di mettere una batteria nuova perché adesso siamo senza corrente, siamo solo con le candeline e non è il mio compleanno. Allora, bene ragazzi, dai, a parte gli scherzi, mi dispiace se vi ho deluso in questo video, però ci stanno anche queste categorie di video qui. E per la 20ª puntata è tutto, ci rivedremo nella 21ª puntata, sperando bene, e ragazzi da Mr. Tyke è tutto. Oh, è tutto davvero. Ciao a tutti ragazzi!